SIGEP 2018, siamo allo stand di Illy Caffè con due amici che fanno parte di questo segmento Oreca, sono Sal De Riso, ciao Sal, buongiorno. Buongiorno, ben arrivato. Benvenuto a te dinanzi agli schermi di Oreca TV e Marcello Canetti che è il responsabile Trade Marketing Global di Illy Caffè. Iniziamo da Sal perché so bene che tu hai degli impegni qui al SIGEP, è la fiera della pasticceria, ci sono diverse cose, diverse primizie che intendi andare a guardare, osservare, perché tu sei un innovatore. Siamo nel mio mondo, qui mi trovo bene, naturalmente questa fiera me la godo tutta da ormai 30 anni, devo dire, e quindi sono un innovatore mantenendo sempre in pieno le tradizioni e la cultura dei nostri dolci italiani. Sal, noi siamo passati qui davanti, abbiamo visto che tu eri impegnato ad affettare un dolce che è bello già solo a vedersi, abbiamo detto ma fermiamoci, vediamo di cosa si tratta, che cos'è questo dolce che appunto è ora davanti proprio ai nostri microfoni. Si chiama pan zuppato ed è un dolce inebriante perché il profumo di caffè si sente a questa distanza. È una pasta lievitata, quindi lievitata naturalmente, ricca di tuorlo d'uovo, di burro, di miele, quindi un lievitato a tutti gli effetti con circa 60 ore tra lavorazione e lievitazione, ma dopo la cottura questo dolce viene inzuppato con il caffè Illy, con un blend appunto 100% arabica, leggermente più tostato, quindi la miscela XS, più dell'alcol che mi serve per la conservazione, quindi preparo questo liquore al caffè che inzuppo, il pan zuppato, e l'idea è quella di fare colazione, ma perché no anche merenda, ma perché no anche una bella serata con amici, per poter gustare in pieno questo dolce al caffè. Tu lavori con un processo artigianale che hai in qualche modo industrializzato. Come hai fatto? Allora, la parola industria mi piace poco, però devo dire che il mio know-how, come dicono gli inglesi, è straordinario, perché io sono riuscito e riesco tuttora a realizzare dei dolci artigianali con grandi materie prime, quindi utilizzo i grandi ingredienti della mia terra, la Costa d'Amalfi, la provincia di Salerno, la Campania, ma di tutta l'Italia, e naturalmente tra questi c'è anche il caffè Illy, ma soprattutto sono riuscito a organizzare il mio laboratorio con vari reparti dove ci sono ragazzi giovanissimi che lavorano, come dico sempre io, con le mani e con il cuore. Quindi il mio laboratorio non è un luogo misterioso, il mio laboratorio è aperto a tutti e chiunque voglia venire a vedere come lavoriamo, con quale filosofia, con quali ingredienti, noi vi aspettiamo a Tramonti in Costiera Amalfitana. E noi tra un po' verremo, documenteremo con microfono e soprattutto telecamera quelli che sono i processi artigianali che utilizzi, senza svelare quelli che sono i segreti di un buon pasticciere, e daremo conto a tutti loro della tua professionalità, della tua innovazione, del tuo modo allargato di guardare a questo mestiere, perché questo, non dimentichiamolo, è pur sempre un mestiere artigianale. Perché ti trovi qui nello stand di Illy Caffè oggi al SIGEP 2018? Innanzitutto sono un cliente Illy da moltissimi anni, sono innamorato del loro caffè, credo che sia uno tra i migliori al mondo, e quindi veramente io bevo tanti caffè, ogni giorno sono un amante, ma lo bevo non tanto solo al mattino a colazione, ma anche durante il giorno come bevanda, anche lungo mi piace, e poi lo utilizzo nei miei dolci da sempre. Nei miei dolci ho sempre utilizzato il blend Illy Arabica 100%, e da 2 anni utilizzo il blend più tostato, il XS,
E quindi poi nella mia pasticceria naturalmente utilizziamo quello con le loro specialità da presentare ai nostri clienti. E inoltre non solo cliente, ma sono anche ambasciatore e testimonial di Illy. Da alcuni mesi, da quando abbiamo iniziato una nuova campagna pubblicitaria, naturalmente Illy mi ha scelto e ne sono molto onorato. XS, ricordiamolo per gli amici che sono dall'altra parte, che non sono sufficientemente eruditi, è una miscela di arabica 100%, ma tostata un tantino in più proprio per il gusto di quelli che vogliono un po' più di corpo. In che modo avete pensato a Sal de Riso per farlo diventare vostro ambassador? Com'è nata questa partnership? La partnership è nata già alla fine dello scorso anno e ovviamente abbiamo pensato a Salvatore in quanto è sicuramente un personaggio di spicco nel mondo della pasticceria e ovviamente anche in ambito non solo italiano ma internazionale. È un'unione di filosofie, quella tra Illy Caffè e Salvatore de Riso, quindi quella dell'eccellenza qualitativa e di un percorso che necessita ovviamente tanti sacrifici e tante energie per riuscire a deliziare un sogno, quello di ovviamente raggiungere e deliziare un consumatore finale sempre di più, sempre al meglio. Da qui il lancio di una nuova tostatura che c'è stata circa 2 anni fa, la tostatura extra scura, che è nata proprio per la voglia di intercettare un consumatore che evolve sempre più spesso e sempre più dinamicamente in termini di gusto. Quindi il lancio di una tostatura extra scura, sempre il confondibile blend 100% Illy arabica, tostato semplicemente qualche minuto in più per avere un gusto unico, sempre più corposo. Bene, ecco, vedi, non mi ero sbagliato, insomma, l'avevo detta giusta. Assolutamente sì. E abbiamo cominciato quest'anno anche a svelare uno dei segreti del blend, quindi come è composto a 9 diverse monorigini. Ne presentiamo qui dietro di noi, ce ne sono 3 in anteprima, che sono Guatemala, Etiopia e Brasile, che sono le singole monorigini presentate in purezza. Cosa presentate qui a SIGEP 2018? Allora, sono tante novità di quest'anno, in primis le 3 monorigini di Illy lanciate in esclusiva per il segmento professional del formato da 1,5 kg, anche qui rivisitato assolutamente anche in termini di tecnologia in modo da garantire sempre una qualità unica, e il cold brew, che è sicuramente un trend internazionale che stiamo lanciando in Italia in esclusiva nel 2018 e sarà presente in 2 diverse modalità, la modalità flat e la modalità air, per poter effettivamente intercettare un consumatore anche qui sempre più millennial, quindi un target tra i 18 e i 35 anni che approccia sempre più il caffè molto più sul mondo dei freddi che non nel mondo dei caldi. Lo beviamo? Lo beviamo, assolutamente. Ecco, noi provvidenzialmente abbiamo preparato, ci siamo fatti preparare, 3 bicchierini con il nuovo brew, grazie, molto cortese, ma prima di berlo e prima di salutarci devo chiederti, voi avete una rete commerciale estremamente capillare, vasta e professionale, tuttavia le maglie non sono mai abbastanza strette. Per chiunque desideri entrare in contatto con voi, in che modo possono farlo? Qual è l'email di riferimento a cui possono scrivere per riuscire a entrare in contatto con voi? Beh, c'è sicuramente il sito che è il principale punto di contatto, oltre che ovviamente attraverso i nostri agenti di area che è possibile contattare anche attraverso i nostri clienti sul territorio. Benissimo, e infine a te Sal, per chiunque desideri entrare in contatto con la tua struttura per inviarti un curriculum, per fare un corso di formazione di quelli che organizzi per i professionals e per gli appassionati, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento? Sicuramente possono telefonare al mio laboratorio o mandare un'email a info@deriso.it. Bene, e allora grazie Sal, grazie Marcello, amici, noi ci concediamo brindando con il nuovo brew che sarà certamente buonissimo, io lo vedo, lo hanno usato prima e mi sono fidato sicuramente. Grazie, non andate via perché continuiamo con tante altre novità. Ciao Sal, ciao Marcello.